Ciao a tutti, mi chiamo Giulio, vengo da Verona, è la terza volta che partecipo alla missione dell'Anima, un'esperienza straordinaria, persone fantastiche, alcune le conoscevo già e devo dire che ogni volta è un'esperienza nuova, anche se è la terza volta che partecipo e la consiglio a tutti perché si va veramente a vedere dentro come si è fatti, e tante belle cose, anche brutte, però quelle brutte si risolvono e quelle belle le rendiamo più grandi. Grazie a tutti, ciao! Ciao, sono Rosa e ho appena finito questo corso sull'allineamento alla missione dell'anima, una cosa poco conosciuta perché io quando l'ho fatto per la prima volta non sapevo che fosse una missione dell'anima, invece a quanto pare c'è e la nostra anima vuole con tutte le sue forze raggiungerla. È la seconda volta che lo faccio, è stato molto bello e è stato molto sorprendente sperimentare con mano come la direzione che ho intrapreso nella mia vita è molto distante da quello che la mia anima desiderava, che è una delle cause del fatto che in questa direzione ci sono un po' tanti problemi. E in questo corso mi sono sentita, a parte, tra virgolette, sbattere delle cose in faccia, perché ne avevo bisogno, perché a volte uno non vuole vedere delle cose che però sono quelle che sono importanti. E ho guarito dei dolori molto profondi, molto antichi, che erano lì nel subconscio, ma che comunque c'erano, semplicemente non volevo vederli. So la missione della mia anima, ci vorrà un pochino per intraprenderla, però con caparbietà e volontà, passettino alla volta, sono fiduciosa che piano piano riuscirò a realizzarla anche con il supporto di José e Anna Maria, che sono sempre tanto affettuosi, non so come dire, intanto amorevoli, ecco, anche quando ti batoscono, ti danno le batoste, per cui questa è la mia esperienza. Ciao a tutti.